Temperature estive e spiagge affollate. Platamona si presenta così in vista della zona rossa prevista per il weekend di Pasqua. È davvero bellissima. Sì, possiamo divertire qua a spiaggia. Siamo venuti per portare i bambini, i puttini, ne stiamo approfittando visto che oggi hanno terminato le scuole, non sappiamo cosa fare e li abbiamo portati qua a prendere una boccata d'aria. Prima di affrontare la seconda Pasqua in lockdown, in molti hanno trascorso le ultime ore di libertà in riva al mare. Per 3 giorni, infatti, l'isola entrerà in zona rossa come tutta l'Italia. Il 4, il 5 e il 6 aprile non si potrà uscire dal proprio domicilio senza un'autocertificazione per validi motivi. Un vero e proprio inizio di stagione tra passeggiate e immancabili drink. Ancora è troppo presto, ne parliamo tra un mesetto. E i più temerari, anche se siamo solo ad aprile, non resistono alla tentazione del primo bagno in mare. Ecco, primo bagno dell'anno? Sì, un po' fredda e un po' giallina, però non è così male tutto sommato alla fine. E se in città i bar soffrono per le restrizioni da pandemia, nei chioschi del litorale il servizio d'asporto riscuote grandi consensi. È una boccata d'aria dal punto di vista. E comunque, visto le restrizioni, comunque il mare forse dà un senso di, diciamo, di sicurezza dal punto di vista, comunque gli spazi sono ampi, qua a Platamona è stata un'apertura improvvisa, giusto per dare comunque anche un servizio qua in spiaggia per quanto riguarda un ristoro, una bibita. Anche l'associazione sportiva Sardegna Footy Volley, la prima società nell'isola a sperimentare questo sport, si allena all'aperto fino a quando sarà consentito. Noi facendo questo cerchiamo di attuare tutti i protocolli e i massimi che ci sono per poterci allenare e giustamente facciamo allenare solo i nostri tesserati che seguono delle rigide indicazioni che ci sono state date da un protocollo nazionale speciale.